All'aeroporto internazionale di Napoli nasce il primo Capsule Hotel d'Italia. Un albergo costituito di moduli abitativi autonomi, cabine di circa 4 metri quadri dotate di tutti i comfort necessari per soddisfare le esigenze del viaggiatore. Hanno la forma di casette colorate con tetto spiovente, porta e finestra. Ciascun modulo è una cabina monoletto. Due casette sono predisposte per l'accoglienza di viaggiatori a mobilità ridotta, nel rispetto della normativa di riferimento per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Parlare di concorrenza con gli altri aeroporti è qualcosa di complesso. Noi pensiamo a noi, stiamo crescendo, siamo contenti, il traffico sta andando molto bene, soprattutto quello internazionale, quindi più turismo, e quindi col crescere del traffico è importante anche offrire nuovi servizi, perché avremo passeggeri che arrivano la sera tardi, passeggeri che partono la mattina presto. Questa è una soluzione molto innovativa, questo del Capsule Hotel Bembo, che oggi si inaugura, e quindi io devo fare i complimenti agli imprenditori che hanno avuto questa idea, che noi abbiamo accolto e sosteniamo e che siamo convinti potrà essere innovativa e incontrare i favori del mercato. Bembo, vale a dire Bed and Boarding, con personale multilingua e un giardino d'inverno, è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Assolutamente sì, la struttura, stiamo parlando di 1130 metri quadrati, con all'interno 42 capsule. Sono tutte quante singole ma comunicanti, quindi nel momento in cui arriva una mamma con un bambino, piuttosto una coppia, si può accedere all'interno, si può accedere da una capsula all'altra. Poi sono tutte servite singolarmente da aria condizionata, la luce indipendente, e sono servite tutte da TV, smart TV con anche flight track, quindi è possibile visualizzare il proprio volo nel momento in cui se ne ha bisogno.